Cari amici, edizione straordinaria, ho un'importante notizia che sto per dare. La Francia, la Spagna, l'Italia e la Grecia starebbero per raggiungere ormai i 50 gradi nei prossimi giorni. È una notizia nota a tutto il mondo, tanto che è ritenuta l'ondata di caldo più rovente di sempre, sia per intensità, immaginate 50 gradi diffusi, sia per l'estensione, insomma, Francia, Spagna, Italia e Grecia. Ma la notizia è falsa, veramente, sì, è falsa, è frutto di una errata interpretazione di un rapporto dell'agenzia, un rapporto seppur civilino dell'agenzia spaziale europea, la quale il 13 di luglio ha ripreso col satellite la temperatura del suolo, non dell'aria, la temperatura Z uguale a zero su tutta l'Europa, e si vedono temperature di 46-48 gradi sulla Francia, sulla Spagna, Italia e Grecia, ripeto, temperature del suolo. Suolo, non dell'aria. È temperatura di 46-48, siccome i modelli dicono che la temperatura aumenterà nei prossimi giorni, alcuni hanno dedotto che le temperature dell'aria nei prossimi giorni raggiungeranno i 50 gradi. Grossa bufala, perché il suolo ovviamente ha una temperatura diversa da quella dell'aria, anzi i raggi solari prima riscaldano il suolo, poi il suolo è che riscalda l'atmosfera, quindi l'atmosfera è decisamente a 2 metri almeno 10 gradi meno calda del suolo, capito?